Lezioni di vita di Eleanor Roosevelt. Se qualcuno ti tradisce una volta, è un suo errore. Se qualcuno ti tradisce due volte, è un tuo errore. La donna è come una bustina di tè. Non si può dire quanto è forte fino a che non la si mette nell'acqua bollente. Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. Chi perde denaro, perde molto. Chi perde un amico, perde molto di più. Chi perde la fiducia in se stesso, perde tutto. Grandi menti parlano di idee, menti mediocri parlano di fatti, menti piccole parlano di persone. Dopotutto lo scopo della vita è quello di viverla, di gustare al massimo l'esperienza e di desiderare con ardore e senza paura un'esperienza rinnovata e più intensa. Fai ogni giorno una cosa che ti spaventa. Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. Impara dagli errori degli altri. Non puoi vivere così a lungo da farli tutti da te. Quando smetti di renderti utile, inizi a morire. Nulla di ciò che impariamo a questo mondo è mai sprecato. Non importa quanto semplice possa essere una donna, se la verità e l'onestà sono scritte sul suo viso, sarà bella. Per trattare te stesso, usa la testa. Per trattare gli altri, usa il cuore. Spesso puoi cambiare le tue circostanze, cambiando il tuo atteggiamento. È molto più facile essere entusiasti che ragionare. Fai ciò che senti essere giusto nel tuo cuore, perché verrai criticato comunque. Sarai biasimato se lo fai e biasimato se non lo fai. La felicità non è un obiettivo, è un sottoprodotto di una vita ben vissuta. Se la vita fosse prevedibile, cesserebbe di essere la vita e sarebbe senza sapore. Non è giusto chiedere ad altri quello che non sei disposto a fare tu da solo. Non confondere mai la conoscenza con la saggezza. La prima ti aiuta a guadagnarti da vivere, la seconda ti aiuta a vivere la vita. Ciò che per un pessimista appare un ostacolo, per un ottimista è un trampolino di lancio. Non esiste un essere umano da cui non possiamo imparare qualcosa se siamo abbastanza interessati da scavare in profondità. La cosa più importante in ogni relazione non è ciò che ottieni, ma ciò che dai. Le persone più infelici del mondo sono quelle che affrontano i giorni senza sapere cosa fare del loro tempo. Ma se i progetti sono più numerosi del tempo a disposizione, non sarai mai una persona infelice. Il miglior antidoto per la depressione è il lavoro. Il successo deve includere due cose: lo sviluppo di un individuo fino alla sua massima potenzialità e un contributo di qualsiasi tipo al proprio mondo. Non sono una persona dotata, ho solo tre risorse. Sono profondamente interessata, accetto ogni sfida e opportunità per saperne di più e ho una grande energia e disciplina. Ciò che uno deve fare solitamente può essere fatto. Ciò che non fai può diventare una forza distruttiva. L'amicizia verso se stessi è di fondamentale importanza perché senza di essa non si può essere amici di nessun altro. Sono così felice di non essermi mai sentita importante. Ci si complica la vita.
Le uniche cose che si possono ammirare a lungo sono quelle che si ammirano senza sapere perché. Non è abbastanza parlare di pace. Bisogna credere in essa, e non basta nemmeno credere in essa. Bisogna lavorare per ottenerla. Io non posso credere che la guerra sia la soluzione migliore. Nessuno ha vinto l'ultima guerra e nessuno vincerà la prossima. La vecchiaia ha già abbastanza deformità di suo. Non bisogna mai aggiungervi la deformità del vizio. Nel lungo periodo diamo forma alla nostra vita e diamo forma a noi stessi. Il processo non finisce mai, fino alla morte. E le scelte che facciamo sono in ultima analisi la nostra responsabilità.